Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video gameplay di Devil May Cry, diretto sempre da me, Colossus 13. Oggi andremo ad affrontare la missione numero 18, che inizia subito con questi brevi filmati a cui vi lascio. Eccoci qui, abbiamo finalmente ottenuto l'arma Sparda, l'arma del leggendario Cavaliere Nero, ottenendo il frammento del ciondolo di Nelo Angelo, che in realtà è il nostro fratello Vergil. Unendo i frammenti si è composto il frammento perfetto, da cui appunto, unito con la Force Age, abbiamo finalmente ottenuto quest'arma potentissima e definitiva, che è un po' come la Nightmare Bee. Cioè anche questa consumerà energia demoniaca, quindi automaticamente se voi equipaggiate quest'arma non avrete la barra demoniaca, però toglierete veramente molti molti danni ai vostri nemici. Quindi se volete sbarazzarvi dei vostri nemici con molta velocità e pensate di non aver bisogno della barra demoniaca e quindi tutti i suoi bonus, come appunto poter continuare le combo anche se siete colpiti, oppure benissimo recuperare la vita. Se tutto ciò per il momento non vi serve, andate di quest'arma, che veramente in molto breve riuscite a sconfiggere qualsiasi tipo di nemico, perché è incredibilmente potente, almeno a questa difficoltà. A difficile, se giochiamo a difficile, è già un'altra storia. Qui vedete, stiamo affrontando questo pezzo in acqua, sempre immersi nell'acqua. Abbiamo recuperato il frammento blu lì in quella cella, quindi ricordatevi di passare lì per ottenere un frammento, e adesso possiamo avanzare. Ora dovrebbero esserci altri nemici armati di falce, uccideteli abbastanza velocemente, insomma utilizziamo sempre l'arpione. Potrebbero appunto entrare nella parete e spostarsi, che è quello che ha fatto quel nemico lì, e poi mi ricomparirà alle spalle, ed è anche l'unico che mi attacca purtroppo. Anche abbiamo sconfitto anche questo, e ora se non sbaglio dovrei subire l'attacco proprio da quell'infamissimo nemico che si è dovuto andare a nascondere. No, evidentemente non era questa la volta, perché ragazzi ho dovuto fare un po' di tentativi per completare questa missione, e mi sa che me l'ha successo l'altra volta. Comunque, parliamo d'altro, come avete fatto caso, se avete notato appunto, nonostante tutto io ho continuato ad equipaggiare l'Ifrit. Perché sto tenendo equipaggiato l'Ifrit? Perché per il nemico che dovremo affrontare fra poco mi è molto più utile utilizzare quest'arma. Ho studiato tutta una strategia che appunto mi permette di sconfiggerlo abbastanza facilmente usando Ifrit, così ho preferito mantenere in equipaggiamento quest'arma appunto. Più avanti vi andrò a spiegare tutto questo. Qui attivate il dispositivo per far arrivare l'acqua, dovrete nuotare fin sopra e fermatevi lì in quel punto preciso per ottenere un altro frammento di sfera blu. Quindi appena attivate, prendetevi un po' di tempo e ricordatevi di stare un pochino su quel punto, così dopo un po' sbucherà il frammento di sfera blu e potrete ottenere anche questo. Ora dobbiamo salire le scale, riattivando potete anche arrivarci attivando di nuovo il meccanismo e facendo tornare l'acqua, però dovete essere molto molto veloci. Però almeno l'importante è che voi arrivate al secondo piano, cioè insomma oltre dove inizia quest'altra rampa di scale, perché la prima è chiusa da una specie di tetto, diciamo. Quindi dovete appunto attivare l'acqua per risalire su e arrivare almeno a questo secondo piano di scale, risalirle pian piano e potete prendere l'uovo filosofale. Ecco, dovete almeno arrivare a questo piano qui, vedete? Da sotto dovete almeno arrivare qui e poi potete risalire. Ora siamo riusciti e siamo entrati dentro questa porta. Bene, eccoci qui. Saltate, adesso fate questo salto qui per entrare dentro questa porta, dove anche qui troveremo un frammento di sfera blu. In questo livello ce ne sono ben tre, e sono un buon numero, visto che ne servono quattro per ottenere un'intera sfera blu. Di conseguenza vi suggerisco di recuperarli tutti. Non avrete difficoltà se seguite la guida e state abbastanza attenti. Bene, abbiamo fatto tutto. Siamo pronti per proseguire. Tempo di scendere qui. Attivate immediatamente qui il meccanismo. Bene, andare subito a colpirlo. E ora avviciniamoci qui a questa specie di fuoco.
sonora, dobbiamo appunto leggere questa cosa e ci dirà che abbiamo bisogno di mettere l'uovo filosofale qui in modo tale che si trasformerà nell'elixir, che è un oggetto che utilizzato insieme ad un altro che prenderemo più avanti ci permetterà di avanzare, insomma, di andare addirittura all'inferno. Ma vedremo tutto questo nelle prossime missioni con maggiore calma e attenzione. Ed ecco qui che ci è venuto a trovare Nightmare, così come il secondo scontro. Non so se vi avevo già spiegato nel primo video, nella prima volta che abbiamo affrontato Nightmare, che lui è particolarmente debole all'input. Quindi appunto abbiamo comprato Calcio 13 parte 1 e parte 2 e vedete, gli dobbiamo veramente tantissima vita, addirittura siamo riusciti a fare una combo stylish, quindi molta molto molto bene. Guardate, abbiamo già tolto quasi metà della vita senza troppi problemi. Andate di modalità demoniaca appunto appena fa vedere il nucleo e continuate ad attaccarlo senza sosta. Tutto ci sono queste specie di aculei, di sparacontro, che sono un po' problematici, ma cercherò di schivarli. Se avessi avuto un ulteriore attacco, che adesso non ricordo bene il nome di Foot, comunque tenendo premuto X quando saltate, vi ricoprite di fiamme, e quindi sareste riusciti a, insomma, a togliervi di mezzo quei fastidiosissimi aculei. Io purtroppo non avevo abbastanza soldi per comprarlo, quindi comunque mi sono dovuto adeguare, perché veramente di pochissimo, tipo 50 orb, adesso non mi ricordo bene, ma veramente molto pochi, non avevo abbastanza per comprarli, quindi sono dovuto stare un po' attento a questi attacchi, ma nonostante tutto siamo ancora messi bene, abbiamo ancora una barra di vita bella piena. Allora, avete visto, in questo momento mi sono fatto assorbire, perché se in questa dimensione qui alternativa dove ci troviamo riusciamo a sconfiggere il boss che ci mette contro Nightmare, che sarà questa volta la prima versione di Griffon, il primo combattimento, cioè Griffon normale, non sarà nel secondo scontro, ma insomma la prima volta, come se fosse la prima volta che l'affrontiamo. Prima dobbiamo distruggere questi sargassi, che sono appunto questi teschiacci malefici che fluttuano in aria e poi cercano di mangiarci vivi. E una volta distrutto un buon numero di questi, appunto Griffon si attiverà e dovremo combatterlo. Se voi riuscite a sconfiggerlo, automaticamente, insomma, ci dovrebbe lasciare comunque un po' un'orba verde, un po' di orbe rosse, quindi sono comunque un bel numero di orbe. Vedete, gli attacchi sono sempre gli stessi, ormai li sapete a memoria e sarà molto semplice schivarli. Ogni volta che vedete i laser, aspettate il momento giusto e saltate. Continuate a saltare e intanto colpitelo con lanciagranate, togliendogli veramente molta vita. Qui non ho fatto in tempo a saltare bene, mi ha leggermente colpito, ma non sarà un danno molto ingente, diciamo. Potete subire ancora un attacco se avete tutta questa vita. Continuate a colpirlo sempre con lanciagranate, schivando continuamente questi laser, che devo dire comunque danno il loro fastidio, anche perché fa sempre una bella combo molto lunga, ma alla fine diverrà in automatico, ancora sempre meno vita. Comunque, sconfiggendolo, poi torneremo nella dimensione normale e toglieremo anche moltissima, ma moltissima vita a Nightmare. Quindi poi diciamo che abbiamo anche carichissima la barra demoniaca, eccola, l'abbiamo sconfitto, abbiamo la barra demoniaca carica al massimo, quindi possiamo tornare e finire Nightmare in pochissimo. Cioè basta che tira fuori il nucleo un'ulteriore volta, attivate la modalità demoniaca, andate di tanti tantissimi calci numero 13 e in pochissimo vedrete la sua barra diminuire fino a essere completamente vuota. Vedete, abbiamo tolto veramente un bel danno ingente. Ora andiamo ad attivare di nuovo il meccanismo e Nightmare dovrebbe a breve, fra poco, mostrarci il nucleo. Ma se non sbaglio qui, forse lo mostrava nell'alto, sulla schiena, non pare. Quindi adesso saltate, vedete, fa attenti all'attacco congelante, saltate subito, attivate la demonia, dai, eccoci. Avete visto, veramente pochissimi secondi e l'abbiamo finito. Prendiamo orbe rossi e sfera. E eccoci, andiamo ad analizzare qui, vedete, la trasformazione è completata. Quindi possiamo benissimo prendere l'uovo filosofale che si è trasformato nell'elixir. Leggiamo appunto tutta questa cosa. L'elixir, come vi ho detto, insieme ad un altro oggetto che prenderemo più avanti, vi consentirà di andare all'inferno, dove succederanno un bel po' di cose interessanti, ma appunto vedremo tutto più avanti.
Io per ora ragazzi vi ricordo appunto il video sta per finire, vi ricordo di passare sulla pagina ufficiale di Facebook, The Gamers Channel, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto così potete rimanere aggiornati sugli ultimi video caricati e di mettere un bel mi piace se il video vi è servito e vi ha aiutato a sconfiggere il boss. Adesso se non sbaglio prendo addirittura una valutazione di tipo A, quindi se riuscite a fare tutto bene come ho fatto io sono anche un bel po' di punti, ben 1000 sfere e per oggi è tutto, ci salutiamo. Ciao ciao ragazzi!